Ho trovato un cimitero pulito e ordinato. Lo ha detto il sindaco di Catania, Enzo Bianco, che ieri ha presenziato una serie di celebrazioni dalla messa a San Nicolò l'Arena alla deposizione di fiori sulla tomba di Giuseppe De Felice Giuffrida, primo cittadino e protagonista della vita politica catanese fra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento. Al cimitero si è soffermato a dialogare con alcuni cittadini ed ha parlato di serenità, compostezza e ordine. Il sindaco, accompagnato tra gli altri dall'assessore alle manutenzioni Salvo Di Salvo, dal consigliere Carmelo Sofia, dal capo di gabinetto Giuseppe Spampinato e da Giovanni Giacalone e Puccio La Rosa, presidenti di Multiservizi AMT, ha poi proseguito la sua visita del Camposanto, in cui nei giorni scorsi erano state completate una pulizia straordinaria e un'accurata manutenzione delle aree verde. Il primo cittadino ha visitato anche il mausoleo dedicato ai caduti di Nassiria, il vecchio e il nuovo ossario di recente sistemato e il monumento ai migranti. Noi abbiamo fatto gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria all'interno del cimitero, perché è una cosa che interessa molto, anche perché bisogna dare delle risposte ai cittadini catanesi che vengono a frequentare in questi giorni importanti il cimitero. Noi speriamo di poter continuare con questa attività di manutenzione e di pulizie sia anche dopo il fenomeno delle festività dei morti. Abbiamo piantato circa 2000 piante con oltre 35-40 cipressi nei campi comuni. Abbiamo cercato di dare anche ottimi interventi con la potatura e siamo stati presenti tempestivamente anche ieri quando è caduto quella pianta in modo stranamente, perché le condizioni meteorologiche erano molto positive, quindi non c'erano fenomeni strani, e siamo intervenuti immediatamente per dare sicurezza, ordine e pulizia all'interno del cimitero. Speriamo di aver fatto un buon lavoro. La risposta dei cittadini che osservano il cimitero su quello che riguarda la manutenzione del verde e danno dei giudizi positivi. Siamo molto contenti perché il piano speciale che abbiamo messo in campo sta reggendo, sta funzionando bene sia fuori che dentro il cimitero, e inoltre siamo riusciti anche in un piccolo obiettivo, che è quello di riportare per strada oltre 100 mezzi dell'MT, ed era da qualche mese che questo non accadeva. Significa che il nostro obiettivo di arrivare a 130 autobus, che significa il servizio ottimale entro il mese di dicembre, probabilmente potrà essere anche anticipato. Poi concentrarsi sulla città e fare in modo che nuovamente il mezzo pubblico diventi uno strumento importante per la mobilità cittadina.